di sapere tradizionale di Lodi Social Media. Perché quando tu vai a e certo che in è abbastanza reale. Sì. Due cose, vi ricordo questa introduzione iniziale è sempre molto breve perché l'abbiamo fatta per far vedere tutte le attività che svolge l'associazione. Se poi vi interessa potremo fare degli incontri, dei seminari, piccole conferenze, proprio su ognuno di questi temi, basta che ce lo diciamo, noi già stiamo iniziando a organizzarli. E poi la lezione è la del professor Daniele Reali, che giornalista da tantissimi anni, e lui da un po' di tempo ha fondato il suo nuovo giornale online, giù.net, che è già diventato un punto di riferimento per la città. Ti hanno già citato gli altri giornalisti che sono intervenuti di prima, quindi quando ti citano vuol dire sei presente. Buonasera a tutti, scusate in ritardo, con le feste di Natale ho appunto della macchina. Allora, come vedete già dall'immagine, oggi ci troviamo brevemente, quindi una rapidissima carrellata su Facebook e social network. Sono due simboli, uno che si collega proprio in social network, e quella è la faccia di LinkedIn quando cercate di capirci. La cosa che pensiamo sempre quando pensiamo a un blog è quella lì, è lì. Penso quindi proprio. Quindi in realtà io faccio un blog per esprimere i miei pensieri, per buttare un po' di cose sul web, sperando che qualcuno le legga, o forse no, perché sono per questo. In realtà ben presto ci accorgiamo che la verità è questa. Quando si entra su internet e sulla blogosfera, la realtà è io blogo, quindi sono. E già questo è un cambio di paradigma importante, perché è l'essere blogger che ci qualifica su internet e non quello che noi pensiamo di scrivere, che speriamo che qualcuno legga. È esattamente il contrario. È il fatto di essere un blogger che ci qualifica come blogger, quindi ci introduce, diciamo, alla realtà. Questa è una frase che ci fa già un po' capire cosa sono i blog. Il blog sta allo scrivere un po' come gli sport estremi stanno all'atletica. Quindi più liberi, meno formali, è più facile fare errori e è un po' scrivere forte. Che significa? Significa che anche se molti pensano che un blog sia una pubblicazione come le altre, un blog non è una pubblicazione come le altre, cioè un giornale online, per capirsi, è molto diverso. Un blog è fondamentalmente una o più persone che esprimono delle opinioni, degli stati d'animo, delle sensazioni. Quindi non è una scrittura, anche se vedremo ci sono delle sfumature, non è una scrittura professionale, è una scrittura personale. Anche quando la scrivono dei professionisti, perché il blog è appunto legato a qualcosa di, è un po' la pancia del web, è più emotivo, è più forte, è anche meno politicamente corretto. Il blog è questo, è scrivere quello che ci passa per la testa. E quello che ci passa per la testa lo scriviamo come ci passa per la testa. Se noi scriviamo un blog mediandolo, cercando di essere professionali, probabilmente non stiamo facendo nulla, stiamo facendo una cosa diversa. Tanto un po' di terminologia velocemente. Una collezione di articoli o pezzi scritti su un qualunque argomento da uno o più autori messi in ordine cronologico inverso e con archivi basati sulla data si chiama un blog o weblog. Weblog è il nome originario del blog. Il nome vero di un blog è weblog. Poi, siccome weblog ci si intriga un po' la lingua, l'hanno chiamato blog. Come non si chiama blog site? Blog site, se lo sentite un sito blog, è qualcosa da evitare come la peste, perché l'ho sbagliato. O lo chiamate weblog perché fate vedere la tutta la storia, o lo chiamate blog. Invece un singolo articolo o pezzo che è contenuto all'interno di un blog si chiama post, blog post, blog staccato post o entry, tipicamente un post. Un post quindi è uno degli articoli che pubblico sul blog. Quindi è scorretto chiamarlo blog, blog è il complesso, il post è un articolo. Una persona che scrive e pubblica articoli su internet attraverso un blog si chiama blogger, abbiamo detto, o autore o contributor. Questi sono i termini corretti. Una persona invece che lascia commenti rispondendo a un post che qualcuno ha pubblicato in un blog si chiama un commentatore o un utente. Qui dice anche lettore. Ma lettore è, secondo me, fuorviante proprio nella accezione che si diceva prima. Cioè, lettore è tipico di un giornale online. Un blog viene tipicamente commentato, non letto. Le
sbagliato blogger, blogger l'abbiamo detto, è colui che sui blog ci scrive. Ora qui non vi voglio spaventare, qui è solo per farvi vedere con dei contenuti e dei colori che quando si dice blog si intende in realtà una galassia. Ora qui c'è l'esempio, per esempio, di un museo. Se guardate la colonna azzurra, dice il blog per cos'è? Per far conoscere la gente cosa c'è nel museo. E perché non bastava il sito? Perché non è facile da aggiornare per chi non è esperto di tecnologia. Chi scriverà sul blog? Delle persone che lavorano nel marketing o comunque nei media. Qual è la voce del blog? Fondamentalmente annunci che riguardano l'attività del museo. Ogni quanto scriverò sul blog, ogni volta che c'è un nuovo evento. È successo qualcosa di controverso, praticamente un commento che non ci è piaciuto, che succede? Lo giro in modo che sia un beneficio. Sto facendo un blog con sentito istituzionale. Vedete che poi, in base a tutte queste domande, in base a come si risponde, si può andare a un blog aggregatore di contenuto, un blog che è basato sulla community, un blog specializzato, un blog personale. E poi c'è la casella del corso dove dici, ma io lo faccio perché voglio far vedere che uso le nuove tecnologie, sarà scritto da scimmie con le macchine da scrivere, eccetera, eccetera, forse è meglio che non si faccia. Però diciamo solo quello che sta tra l'azzurro e il giallo invece è consentito. E configura, vedete, dal blog personale al blog istituzionale. Quindi si parla di blog, ma c'è una galassia in mezzo, che è tutta questa roba che vedete. Cosa devo scrivere nel blog? La risposta è in questa frase. Se non riuscite a immaginare qualcuno che linka a quello che avete scritto, non scrivetelo. Che significa questo? Torna un po' quello che si diceva all'inizio. Cioè, non scrivo un blog perché voglio avere un diario. È un falso mito questo del blog come diario. Io scrivo su un blog perché penso di avere qualcosa di interessante da dire. Quindi se io quando lo scrivo, lo leggo, dico ma sta roba a chi interessa? Chi è che dovrebbe farci riferimento? Chi è che dovrebbe fare consigli su Facebook di sta roba? Nessuno. Buttate tutto e riscrivete. Solo se pensate che qualcuno abbia veramente l'interesse all'incarico, allora è qualcosa che vale la pena scrivere al suo blog, altrimenti no. Cioè, avete il diario segreto con la gavettina, scrivetelo il nome. Un altro campanello d'allarme è quando dite questa frase: chi è questo coglione che commenta sul mio blog? Errore blu. Perché, l'abbiamo visto già prima, i commenti sono online. Se un blog riesce a scatenare un flusso di commenti, è un ottimo blog. Però, quando io accetto e apro e incoraggio i commenti sul mio blog, non esiste un commento sbagliato. Certo, esiste il commento, e per questo è molto importante, per esempio, avere un meccanismo di moderazione dei commenti, un commento inappropriato, ma inappropriato non significa che non mi piace. Significa che ha un contenuto che potrebbe mettermi nei guai, magari c'è qualcosa di razzista, illegale, offensivo o cose del genere. Tutto quello che non rientra, diciamo, nella inopportunità, anche se non è corrispondente a quello che io penso, o anche se critica aspramente, anche in maniera un po' come quello che si chiamerebbe su internet un troll, cioè uno che ci picchia duro, deve essere sempre accettato, altrimenti non dovevo fare proprio altra cosa, magari un giornale online. Il giornale online, Daniele poi ci insegna, è molto più rigido sui commenti perché logicamente preserva un'autorevolezza professionale che non è quella del blog. Il blog invece ha il vantaggio inverso che non dovendo necessariamente essere autorevole può anche accettare dei commenti un po' più caldi. Quindi questa frase è un campanello d'allarme: sto sbagliando a fare blog. Questa è un'altra frase su cui riflettere. Tutto quello che serve a una persona è un computer, una connessione di rete e un po' di iniziativa e creatività per aggregarsi all'economia. Ora, senza scomodare Marx, ma si potrebbe dire che in realtà chiunque abbia questi requisiti di creatività, una connessione a internet e un computer, possiede i mezzi di produzione. Quindi di fatto il limite è la fantasia. Io posso pubblicare un blog che abbia un grandissimo successo e posso effettivamente diventare parte dell'economia digitale. Sapete che su un blog io posso mettere pubblicità, posso fare accordi commerciali, posso addirittura, se sono un po' borderline come blogger, posso anche decidere di fare degli articoli editoriali sponsorizzati. Vi è mai capitato di vedere un articolo su qualche blog che seguite che vi puzzava da lontano, che fosse effettivamente una marchetta a qualche marchio? Ci avevate visto giusto, succede spesso. Ci sono dei blogger che dietro compenso
o pubblicano articoli scritti dalle di stampa delle aziende, o addirittura si prestano a scrivere degli articoli elogiativi di un'azienda o di un prodotto che compensa. Quindi effettivamente è vero, basta avere questi mezzi per diventare un pezzo di economia. Non è così semplice. E la slide successiva dice esattamente questo. Siccome mentre dicevo queste cose che ho visto qualche volta illuminato e diceva posso aprire un blog e fare i soldi, fate in modo, dipendate da tutti. Un blog serve a scrivere delle belle cose, a far vedere delle belle foto, a condividerlo con amici, da famiglia, amici in senso ampio, anche tutte le persone che mi seguono via internet piano piano diventano amici in un certo senso, perché poi se sapete, se siete bravi anche a coinvolgere le persone, vedrete che i commentatori, bene o male, sono sempre gli stessi, almeno per gli assidui, quindi diventano parte della cerchia dove stiamo insieme. Ma se pensate di fare milioni per blog, o siete veramente fortunati o vi consiglio di determinare. E il motivo è molto semplice, è questo. 20.000 persone al giorno cominciano a uno. Ogni giorno, moltiplicatelo per tutti i giorni e vedete qual è la vostra competition su questa cosa. Credo che chiunque di noi sappia che, o comunque si immagini, un genere di competizione del genere, le possibilità effettivamente di emergere sono quasi zero. Quindi scrivete pure un blog, è un'esperienza molto bella, fatelo con la convinzione dovuta, perché un blog funziona solo se ci mettete costanza, impegno, è fondamentale curarlo veramente come una nostra creatura. Quindi un blog significa scriverci almeno una volta al giorno, significa scrivere sempre delle cose che riteniamo interessanti, significa crearci una base di commentatori e di utenti attivi. Facci solo di altre cose. Ci sono delle figure che ti istruiscono, ti preparano, esperti per costruirsi il blog, che te lo vestono un po' addosso, in base anche a quello che... Allora sì, ci sono delle agenzie di media che fanno questo di mestiere. Da qui a dire quanto sono efficaci, non ci posso. Le agenzie media tipicamente fanno tante cose e fare un blog non è come fare le altre cose, cioè qualcosa che giustamente dicevi che ti va proprio tagliato addosso, e quindi questo implica che a seconda del blog che voglio fare, per esempio se è un blog legato, diciamo, a un tipo di mercato, quindi voglio fare un blog sulla moda, voglio fare un blog sulla cucina, voglio fare un blog, probabilmente l'agenzia media è in grado di portarlo avanti. Se è un blog legato a una persona o è casaleggio, con la vedo dura, cioè serve veramente un'agenzia che sia disposta a lavorare solo per te, perché se no usare, diciamo, fare il blog di una persona in mezzo ad altri 100 clienti diventa veramente complicato. No, ma che ti avvii tecnicamente, se non altro. No, il problema non è tecnico, il problema tecnico è minore, il problema è proprio comunicativo di contenuti e soprattutto di mantenere una buona community, e questo sinceramente non ha niente a che vedere con la tecnica. Il setup tecnico di un blog è al limite del banale, il problema è il rapporto che tengo dentro. Allora, questo mondo dei blog e social media viene definito da questa infografica il più grande avanzamento della rivoluzione industriale. Beh, non è poi così esagerato, se considerate che YouTube è il secondo più grande motore di ricerca del web, e che il 50% degli utenti di YouTube, che sono 300 milioni, ci parlano una volta alla settimana. Quando si dice, prima si diceva muove l'economia, non è esagerato, è la verità. Se considerate che 3,5 miliardi di contenuti vengono condivisi ogni settimana su Facebook, 2 miliardi e mezzo di foto, 65 milioni di utenti che accedono tramite il telefonino, 120 amici in media su Facebook. Io penso che se ci guardate lì abbiamo tutti più di 120, quindi siamo sotto me. E questa è la cosa che ci piace fare di più. Aggiungi agli amici. Quanti di voi l'hanno fatto in maniera un po', come dire, compulsiva? Specialmente quando ci si iscrive al social network, aggiungi. Bene. Sembra l'attività più bella e più innocua del mondo, in realtà, come dice il fondatore di Facebook,
Non si può arrivare a 500.000 amici senza farsi un po' di nemici. Tradotto un po' della terra, guardatevi dai vostri amici. Perché? Perché iniziare a far parte, entrare a far parte di una rete sociale significa aprire fondamentalmente la propria vita a X persone, che possono essere più o meno tanto. Avete visto, la media è 120, lì dentro ce l'abbiamo più di più. Ho detto social network, non ho parlato esplicitamente solo di Facebook, per un motivo. Questa mappa ci fa capire che, mentre in Italia, come molta parte del mondo occidentale, consideriamo social network uguale a Facebook, come vedete, questa è la mappa del mondo basandosi sul social network più diffuso in quella nazione. Vedete che nazioni estremamente popolate come l'India, la Cina e il Brasile non hanno Facebook come social network di riferimento. La Cina ce n'è uno che si chiama Kukura, non so quale sia. Il Brasile e l'India hanno tutto, e tutto tra l'altro ha una storia particolare perché era nato come social network indipendente e poi è acquistato da Google. Quindi attualmente è da Google. Quindi se andate da un indiano o un brasiliano e gli dite ti aggiungo come amico, lui pensa che lo faccia da solo. Quindi attenzione a dire social network uguale Facebook. È vero in Italia, è vero in gran parte del mondo occidentale, ma non è vero in assoluto. Quindi il mondo del social network va oltre Facebook. Ora qui ne vedete elencate una quantità, ora buono onestamente se ne prendiamo di 3 o 4. E vedete che non è nemmeno vero che Facebook sia quello più giovane. Se guardate per esempio Bebo, è il social network che ha più utenti sotto i 24 anni, quasi il 50%. O se prendiamo MySpace, o se prendiamo Facebook, vedete che Facebook ha un'utenza un pochino più grande. Quindi non è detto che neanche in futuro Facebook sarà quello di riferimento. Basta guardare appunto altri tipo i5 o altri, e vedete che effettivamente le fasce d'età più giovani usano altri social network. Non so mentre vedete che per esempio per quanto riguarda le fasce di età intermedie vanno molto forte per esempio Twitter o Slashdot o Delicious. Quindi anche qui io questa slide l'ho messa semplicemente per uscire un po' dalla logica del tutto Facebook, cioè date una possibilità anche altri social network. LinkedIn, chi usa diciamo le reti sociali per l'attività professionale non può non conoscere LinkedIn, è il social network per quello che riguarda i rapporti non personali ma professionali. Scoprirete un mondo del LinkedIn. Questo verbo l'hai aperto a un punto? No, verbo non proprio. Anche perché insomma sinceramente avrà anche problemi questo per tanti tempi. Sono sui 17 anni, sui 15 anni. No, per capire cosa è che no, ma non l'ho aperto ancora, l'ho fatto. Qui abbiamo un po' di statistiche su social network, questo è il risparmio, però ecco, la cosa che mi interessa farvi vedere è quella in alto a destra. Sapete tutti che si sente continuamente parlare di Facebook e Twitter, ma in realtà molti di noi non sanno in realtà perché si dovrebbe usare Facebook o perché si dovrebbe usare Twitter. Lo usano un po' così, a sentimento. Allora cerchiamo di capire qualcosa di più. Facebook cosa fa? Ci consente di comunicare con un gruppo di amici, accettiamo i nostri amici attraverso il meccanismo appunto dell'aggiungi e però diamo la possibilità anche a chi non è il nostro amico, se lo decidiamo nella nostra professione, di farsi vedere i nostri contenuti. Le implicazioni sociali: se io rimuovo una persona degli amici e questo se ne accorge, tipicamente se la prende male. La navigazione è abbastanza incasinata, quella di Facebook, ci sono mille voci, mille cose da cliccare, e la funzionalità è abbastanza versatile, si trovano le persone, c'è la chat, c'è la condivisione di foto, c'è anche una sorta di mail che sono messaggi privati. Twitter invece consente di comunicare con tutti. Sapete che su Twitter non c'è l'aggiungi l'amicizia ma c'è il follow, cioè posso seguire una persona e posso vedere tutto quello che mi pare all'esclusione se io sono stato bloccato da quello. Le implicazioni sociali, lì il follow è diciamo libero, per cui se io tolgo dalla mia lista di follow per qualcuno, fondamentalmente a questo punto non è importante. È molto semplice la navigazione, ma anche limitata. Quindi io posso semplicemente
followare le persone, inserire le persone, mettere piccoli messaggi, 140 caratteri addirittura, e ricevere piccole risposte. Quindi l'attività è molto più limitata. Twitter è adatto a una comunicazione veloce e puntuale. Non è adatto per fare quello che faccio su Facebook, cioè per mettere le foto delle vacanze, piuttosto che la canzone di YouTube o cose del genere. È molto più mirato. E ecco perché Twitter è diventata una fonte di informazione molto diffusa e molto seguita, perché appunto è basata sul fatto che c'è un'informazione puntuale e veloce. Quasi come una rassegna stampa, forse. Diciamo di sì. Più è una rassegna stampa, con il più il fatto che anche il commento è molto più caustico. 140 caratteri si tende molto a essere caustici. Quanto siamo malati di social media? Io tanto. Non so voi. Allora, vediamo per esempio gli utenti Twitter. Il 28% degli utenti iPhone controlla o aggiorna Twitter prima di uscire da Twitter. Il 26% degli utenti iPhone controlla o aggiorna Twitter prima di accendere la televisione. Il 23% degli utenti iPhone si basa su Twitter per le notizie mattutine, lo dicevamo. Twitter è una fonte meravigliosa per le notizie. Il 48% delle persone controllano o aggiornano Facebook o Twitter prima di andare a letto. Il 18% delle persone sotto i 25 anni non possono stare più di 2 ore senza controllare Facebook. Il 61% delle persone sotto i 25 anni devono controllare Facebook almeno una volta al giorno. L'11% delle persone sopra i 25 anni non possono stare oltre le 2 ore senza controllare Facebook. Il 55% delle persone sopra i 25 anni devono controllare Facebook almeno una volta al giorno. Siamo abbastanza malati, ma il peggio sta in alto. Il 49% delle persone sotto i 25 anni e il 27% di quelle sopra accetta di essere interrotto da un messaggio elettronico durante un pasto. Il 22% dei sotto i 25 anni e l'11% sopra accetta di essere interrotto da un messaggio elettronico durante una riunione. Io faccio parte dei 11%. Sì. Il 24% sotto i 25 anni e il 12% sopra i 25 anni accetta di essere interrotto da un messaggio elettronico mentre è in bagno. Alzino la mano chi l'ha fatto, che si porta il telefonino in bagno così risponde ai messaggi. Eccoli. Okay. E l'11% di quelli sotto i 25 anni e il 6% sopra i 25 anni accetta di essere interrotto da un messaggio elettronico durante il sesso. Penso che questo sia il dato più di tutti ci dà di vedere quanto siamo malati in questo momento. Bene, allora, abbiamo parlato molto del fatto che i social network stanno diventando velocemente le nostre principali fonti per quanto riguarda il reperimento di informazioni, quindi notizie e informazioni. Bene, teniamo bene in mente questa frase. La velocità delle persone giovani nella ricerca sul web significa che ben poco tempo viene speso nella valutazione delle informazioni riguardo alla rilevanza, all'accuratezza e all'autorità. Questo è l'argomento centrale. Pensate che spesso, molto spesso, sui social network ci sono notizie false. Come sempre succede, poi arriva la rettifica della notizia falsa. Il rapporto fra quanto ha circolato la notizia falsa e quanto ha circolato la rettifica è mediamente di 3 a 1. Cioè questo significa che se 30.000 persone hanno condiviso la notizia falsa, ce ne sono solo 10.000 che condividono la rettifica. Moltiplicate per tutti gli amici di queste 30.000 persone e vedete che molte persone anche a lungo rimangono convinti di quelle notizie false, che è il motivo per cui fondamentalmente le notizie false vengono. E tutti poi commenti che l'infanta dicono no, notizia falsa, però vigilano perché girano molto più velocemente le notizie false che forse. Quindi attenzione, quando leggete una notizia prendetevi sempre la briga di verificare. Come si dice Daniele, devi essere giornalista, almeno 3 punti, giusto? Almeno 3 punti. Se non c'è almeno una. Se non ci sono almeno 3 punti. Poi dopo vi faccio un esempio di quello che è successo in cerimento. Sì, notizia falsa. Allora,
utilizzati la percentuale è più alta, ma è più alta perché è più alta la percentuale di persone che hanno una connessione. Se si fa il rapporto invece tra popolazione connessa e popolazione che usa social network, vediamo che in molti paesi più in via di sviluppo, prendo il Brasile, prendo l'India, prendo la Cina, in realtà sono loro che usano. Ripeto, in numero, in percentuale assoluta sulla popolazione, prendendola quindi senza nessun altro dato, sicuramente i paesi più industrializzati sono quelli che lo usano. Ma se si fa il rapporto esatto, cioè la percentuale rispetto alle persone connesse, sono quei paesi che hanno la maggior parte. Allora, a livello europeo, in Italia diciamo non siamo molto propensi a usare i social media come viene usato da altre parti per la discussione, nel senso di condivisione di notizie, riflessione o cose del genere. In Italia invece va fortissimo la chat intesa come chiacchiera. Quindi la differenza che c'è tra gli altri paesi europei e in Italia e i paesi latini in genere è questa, cioè mentre nei paesi europei il social network è molto usato, ma è molto usato come punto di aggregazione su alcuni argomenti specifici, fare community. In Italia è molto meno forte la community, è molto più forte la chat. Fondamentalmente questa è la differenza. E vale per l'Italia in particolare, ma in generale per i paesi dell'Europa meridionale e della Cina. Questa è la più mia differenza. Questo è un altro dato su cui riflettere. Solo il 30% dei britannici considera sbagliato usare i social network per verificare la fedeltà del proprio partner. Quindi il 70% lo ritiene assolutamente legittimo. Al di là del dato sociologico, c'è un'altra cosa da considerare. Perché quel 70% lo ritiene legittimo? Perché sul social network trova tutto. Trova tutto. E questo ci apre una parentesi sulla problematica della nostra privacy. Il social network è l'anti-privacy per definizione. Cioè, quando usate il social network, di fatto rinunciate pezzo a pezzo a tutta quella che è la vostra privacy. Mettete una quantità di roba sul social network che perdete e la date in pasto, se va bene, ai vostri amici, se va male, a un po' di gente. Questa è una cosa che si tende sempre a sottovalutare, ma invece è molto importante. E quindi, per dirla con il punto, che l'aveva capito 20 anni fa, che ha scritto questo libro, che è una pietra miliare, che si chiama Essere Digitali, 1995, quando ancora queste cose erano al di là da venire, quando dice, ora lo traduco male, insomma faccio una traduzione un po' libera, l'informatica non è più solo, non riguarda solo più l'informatica, riguarda la nostra vita. E questo è intendeva, cioè quando l'informatica, quando la tecnologia diventa pervasiva, esce dal suo ambito, diciamo, di specializzazione e invece diventa veramente, riguarda la nostra vita quotidiana. Io con le slide ho finito, però volevo salutarvi per lasciare poi la parola a Daniele con un video, se riesco a far funzionare l'audio, che riassume un po' questa cosa. Grazie.
quando si mette in una situazione di social media. È molto di più di quello che si pensa. Perché ci sono quello che siamo diretti, non è difficile. A volte leggo su Facebook qualcuno, ma perché è bene andare a leggere? Cioè, è proprio questo il livello del social network, quindi se ci fossero limiti non ci sarebbe no, social network. Ora che ho un po' spaventato, mi lascio a Daniele. Sì, sì. Ma io tanto ringrazio Google Work e tutti che hanno organizzato questo corso e che hanno dato la possibilità insomma, di incontrarvi oggi pomeriggio. Quando ho pensato a questa lezione, siccome sono un docente, sono un giornalista, ho pensato a cosa potete raccontare durante quest'ora e mezzo, un'ora, non so quanto saremo qua. Visto che l'argomento era giornalismo online, ho detto parliamo del giornalismo sul web, del giornale online, fissiamo un po' quelle che sono le caratteristiche che spesso magari sono sottovalutate, ma che invece secondo me meritano di essere un po' approfondite. Quindi questo intervento mio sarà diviso in cinque parti, veloce, non vi spaventate. Cinque parti, vorrei che ci fosse anche un interscambio con voi, se ci sono domande, vi fermate, ve le fate, se non capite o se volete approfondire qualche aspetto in particolare. E quindi io vi presento velocemente queste cinque parti che sono le notizie in tempo reale, il flusso costante di informazioni, la multimedialità e l'interattività, l'integrazione con i social network di cui abbiamo parlato ora lunga, soprattutto con Facebook e con Twitter, e poi il concetto di global che spiegherò alla fine del mio intervento. Come hanno detto loro, io mi occupo, sono il direttore responsabile del Giungo.net, che è un giornale online della provincia di Grosseto, nato nel 2009 come blog e poi si è trasformato nel tempo in un giornale online, quindi abbiamo la registrazione tribunale e tutto quello che comporta essere un giornale o un quotidiano. Sì. Allora, blog, sì, è buona parte, io ho sempre avuto una passione per la tecnologia e internet, quindi, ma è facilissimo, basta andare in una qualsiasi piattaforma che offre il blog gratis, iscriversi e da lì partire, è facilissimo, si sceglie un tema, c'è una partenza guidata e si capisce bene come fare. La cosa però che diceva prima Luca è importante è che si può provare anche con gioco, si apre, tanto sono gratis, non succede niente. Però ecco, se uno ha intenzione di farlo ci deve mettere un po' di costanza perché è importante sulla rete esserci spesso e non esattoriamente perché sennò si perde un po', ci si perde un po' nella rete. Tra voi c'è qualcuno nel blog che ce l'ha scritto, vedo raggiungere i Franchi, tra l'altro anche in lingua inglese che credo lo scrivesse giusto, no? Quindi non è difficile farlo, è difficile poi però scrivere e mantenerlo. Quindi Fernando Aggiungo nacque nel 2009 come blog e poi è diventato un giornale. Il nome ve lo svelo subito, perché tutti vi dicono perché Aggiungo, perché è nato Giuncarico e quindi ha mantenuto poi questa, ora adesso è diventato Aggiungo, il quotidiano della Maremma, ma ha mantenuto questa impostazione. Va bene, allora diciamo subito, partendo dalla prima caratteristica che secondo me deve essere messa a fuoco per quanto riguarda il giornalismo online, i giornali sul web, è la caratteristica che li distingue in modo particolare dai media tradizionali, come i giornali, come anche la televisione o la radio, cioè la possibilità di dare notizie in tempo reale. Per esempio, posso fare un esempio, prima ho fatto una foto con l'iPhone mentre parlava Luca e l'ho twittata, no? Cioè l'ho messa su Twitter descrivendo quello che si stava facendo, cioè che c'era questo corso di giornalismo qui a Grosseto. Quella è già la prima forma di notizia in tempo reale. Noi lo facciamo sempre con Twitter quando siamo fuori e non abbiamo a disposizione il computer, ma lo facciamo anche in tempo reale quando c'è un grande evento, ci andiamo a portare e facciamo la notizia in diretta. Questo su internet lo possiamo fare sempre, quindi la grande novità e la grande possibilità che ci è data avendo a disposizione un quotidiano online è quella di dare la notizia in tempo reale. Io potrei scrivere in questo momento un articolo
se non parlassi naturalmente, potrei scrivere un articolo descrivendo quello che sta succedendo in questo momento e quindi che un network ha organizzato questo laboratorio di giornalismo, questo corso di giornalismo, quali sono i temi che sono stati affrontati e pubblicarlo. E quindi in quel momento lì la notizia diventa a disposizione di tutti. Quindi questa è una cosa molto importante, a volte viene sottovalutata. Poi questo comporta anche tutta una serie di cose, però direi che questa possibilità di offrire la notizia e di poterla offrire su varie piattaforme, perché oggi con la diffusione degli smartphone, come per esempio l'iPhone o anche con gli altri cellulari tipo Android, tra l'altro è questo il sito, ce l'ho indietro. Non so che notizie ci sono perché essendo qui sono partito, non so chi è arrivato ultimamente, ma credo ci sia, ecco, per esempio questa, sulla Mavro c'è stata una riunione un paio d'ore fa a Banca della Maremma, quindi arriveranno la copertura finanziaria per la cassa integrazione per le dipendenti prima di Natale, e questa è stata battuta 10 minuti fa, credo. Quindi noi lavoriamo in questo modo qui, perché come vi spiegherò, importante su internet è essere aggiornati in modo più veloce possibile. Quindi tornando alla diffusione di smartphone e di tablet, diamo la possibilità di avere notizie in tempo reale dovunque si trovi il lettore. Quindi prima si diceva dei bandi, dei messaggi, no? Ma effettivamente come si legge una rivista, il bagno si può leggere un tablet, e così si può leggere in metropolitana se siamo in una grande città, oppure a Prosecco se siamo in un bus urbano, oppure se si va a Siena da studenti all'università la mattina si può leggere mentre ci si sposta con i mezzi pubblici. Insomma, è importante questa relazione che c'è, la possibilità di dare la notizia in tempo reale e di riceverla in tempo reale, anche a richiesta, perché con la velocità con cui siamo abituati oggi a vivere, gli impegni, il lavoro, la scuola, oppure altre cose, è sempre difficile mettersi a dedicare un'ora a leggere il giornale, no? Invece in questo modo qui, nei momenti, nei tempi morti della giornata, abbiamo sempre la possibilità, tramite appunto i telefoni, oppure qualsiasi altro supporto, anche computer portatili, che oggi sono anche molto piccoli, di leggere quanto vogliamo noi. Vi faccio un esempio anche che rende bene l'idea di cosa significa la notizia in tempo reale. Ora abbiamo visto, ve l'ho fatto capire, no? Però non si capisce bene l'importanza di averla data ora questa notizia, no? Però pensate al recente dibattito politico che c'è stato sulle province, quindi abolizione, accorpamento, Grosseto con Siena. La notizia sulla retromarcia, cioè sul dietro fronte della riforma, cioè che la riforma non veniva più portata avanti, ma che si fermava e che tutto rimaneva così come in questo momento, per il discorso appunto delle elezioni anticipate, della caduta del governo, eccetera. La notizia è uscita, è stata comunicata da, diciamo, da canali parlamentari la mattina alle versione 10, perché la riunione c'era stata a quell'ora lì. Quindi sui siti web è uscita subito, dopo 10 minuti. Sui giornali è uscita la mattina dopo, quindi 24 ore dopo. E questo si capisce la differenza che c'è a darla, cioè quando praticamente voi andate a leggere sul giornale, la notizia è già vecchia. Ora, non è sempre così, nel senso che poi ci sono notizie che vanno approfondite, e quindi non è sempre così, però un incidente mortale che avviene ora e voi lo leggete ora, c'è un po' di differenza dal giorno di mattina, e questo ancora di più se accade la mattina del giorno, quindi se accade la mattina alle 10 una cosa, quando la legge la dopo 24 ore ormai la notizia è un po' vecchia. Il fatto di avere la possibilità di sfruttare la rete e quindi di dare questa notizia in tempo reale comporta però anche un approccio diverso da parte del giornalista. Questa per esempio è anche giornalista del Giunta, che ora fa il servizio di oggi, e quindi dicevo che avere questa possibilità comporta una diversa organizzazione anche della redazione, perché mentre le redazioni normali, io prendo sempre riferimento i giornali cartacei, no? Ci sono nell'arco della giornata un paio di momenti in cui avrete, poi credo ne abbiate parlato anche con Fiorini del Tirreno, con gli altri
giornalisti sono, ci sono un paio di momenti nella giornata in cui la redazione si ritrova con il direttore e decide che tipo di giornale fare il giorno dopo, a seconda di quello che c'è. Cioè, per esempio, ci sono delle cose che succedono la mattina, delle cose che succedono il pomeriggio, delle cose che succedono la sera. Si guardano, sapendo quello che hanno anche come importanza, come rilevanza, e si decide quale mettere prima, quale mettere dopo. La differenza invece per noi, per chi fa un giornale online, è che c'è un flusso continuo, costante di notizie e noi non possiamo giudicare in quel momento lì se quella notizia fra due ore sarà meno importante di un'altra. Noi bisogna dare la notizia. Quindi noi ogni ora dobbiamo fare quello che viene fatto nel giornale due volte al giorno, che è anche un lavoro, insomma, ci si diverte anche, non è che sempre così. Faticoso, però è faticoso invece riuscire a essere sempre puntuali, riuscire a dare velocemente la notizia, perché come diceva prima Luca, la notizia va verificata e non è sempre così semplice farlo in breve tempo. Si capisce da questi due concetti che la cosa più importante sulla rete è la notizia data prima possibile, perché la cosa più importante è la velocità. Ora guardo un secondo, se ho detto tutto su questo punto, se ci sono domande intanto da parte vostra fatemele pure. Tra l'altro avevo avuto in mente prima, quando parlavate di blog e della possibilità di fare un blog, mi è venuta l'idea di farlo fare a tutti voi un blog insieme, partire tutti insieme, con una decina, 20, 30, non so quanti siete qui, di password. E aggiornare tutti, cioè ognuno con il suo indirizzo, ma e aggiornare tutti questo blog legato al corso di giornalismo. Poi il corso se lo vuole fare da sé lo fa, però partire tutti insieme dà la possibilità magari a tutti di iniziare. Questa è la mia così, poi fate come volete. Quindi dicevo appunto la cosa più importante è di dare la notizia prima possibile. Un'altra caratteristica del giornalismo online e dei quotidiani online rispetto agli altri media è naturalmente la possibilità di usufruire di qualsiasi tipo di media, cioè internet e il quotidiano online sono strumenti multimediali. Abbiamo la possibilità di pubblicare testo, pubblicare foto, pubblicare audio, pubblicare video, cosa che è difficilmente replicabile nelle altre piattaforme, anche se la televisione diciamo c'è la possibilità di far vedere audio e video insieme, però per esempio la parte dei testi non è presente. Quindi diciamo che internet dà la possibilità di avere un mezzo a disposizione completo. Infatti tanti sono i siti presenti sulla rete e anche tanti quotidiani online che hanno anche una sezione di web TV. Spesso non sono proprio delle web TV vere e proprie, ma sono dei contributi video e dei servizi che vengono fatti. Per esempio in Toscana c'è una abbastanza importante a Sesto Fiorentino, si chiama Sesto TV, la trovate su Google, il primo risultato che esce, e loro realizzano dei video e mettono dei video, pubblicano dei video pubblicamente sulla loro pagina, ma non è che proprio una vera web TV che ha uno studio. Io ho lavorato quasi 10 anni in televisione, quindi vengo da quel mondo lì, quindi lo conosco bene. Non è che c'è uno studio, c'è un telegiornale che si legge il telegiornale con il lettore, però ci sono delle esperienze in Italia che già cominciano ad essere importanti e credo che, parlando di web TV, aprendo questa parentesi, ci sarà un vero sviluppo delle televisioni su internet quando ci sarà una diffusione abbastanza capillare dei televisori che si potranno collegare wifi con la rete, quindi voi avete in casa il vostro router con la DSL e il televisore con la wifi si collega a internet e voi a quel punto lì scegliete anche la televisione web direttamente sul televisore, perché differentemente guardare direttamente un programma di un paio d'ore davanti al PC o davanti a un monitor è un po' difficile. Più facile invece guardare un video di 2 minuti anche di una notizia. Ci sono esperienze come il Corriere della Sera, Corriere.it, Repubblica TV, sempre di Repubblica.it che fanno queste cose. Ritornando al concetto di multimedialità, quindi è importante. E accanto alla
multimedialità c'è anche l'interattività, cioè la possibilità che ha il lettore o l'utente di entrare in contatto con il giornale, e questa non ce l'ha nessuno, nemmeno la televisione. La possibilità in questo momento qui è molto tutto, ce la passo, non lo so, la possibilità che in questo momento io ho, anche dal cellulare, di commentare per esempio la notizia. E di scrivere non solo il commento alla notizia del mio punto di vista, cioè io scrivo per esempio che no, secondo me è sbagliata la condanna a 20 anni per quella persona, no? Oltre a dare il mio punto di vista, a volte c'è la possibilità che il lettore stesso diventi protagonista e dia una notizia più completa e più integrata rispetto a quella che è stata data. Per esempio, parlando di velocità della notizia, se in questo momento, durante l'alluvione, c'è stata un mese fa, noi abbiamo fatto decine di aggiornamenti nell'arco della giornata, no? Se c'era una strada che veniva chiusa e dopo 5 minuti un utente me l'ha segnato come commento all'articolo che era uscito magari 5 minuti prima, dove io elencavo tutte le strade chiuse, quello era un complemento di notizia che fa diventare quindi il lettore parte integrante e protagonista di questo processo di informazione. Questa cosa a livello, diciamo, esasperato diventa, e ci sono tante forme, anche in Italia, diventa il citizen's journalism, cioè il giornalismo dei cittadini, che ci sono tanti siti che appunto bypassano, diciamo, la parte che riguarda il giornalismo e diventano attori principali della notizia. Proprio in merito a questa cosa qui, faccio un piccolo esempio di quello che è successo proprio che è Grosseto recentemente per quanto riguarda una notizia che usciva su Facebook. Prima diceva Luca, no, che il blog è un po' più libero rispetto al giornale online, perché il giornale online comunque c'ha un direttore responsabile, che deve essere un giornalista iscritto all'ordine dei giornalisti, che ha studiato per fare questo lavoro, che ha un'esperienza, insomma, che deve valutare la notizia. Il blog invece, diciamo, è una cosa un po' più leggera, può essere anche di argomenti seri, può essere di politica, può essere, insomma, io l'ho gestito, uno era anche forse più calato nella realtà rispetto al giornale online, come commenti e come punti di vista. Però Facebook rappresenta, oltre il blog, ancora un'altra forma di libertà di pubblicazione, non nessuno vi controlla se scrivete, diciamo, qualcosa che non è vero su Facebook, nessuno dice niente, no, non è che c'è il giudice di condanna perché avete scritto che c'è stato un incidente ora lì sotto, no, nessuno dice niente. Durante l'alluvione, il 12 di novembre del scorso, per farvi capire anche il ruolo del giornalista in questo processo rispetto al lettore oppure rispetto all'utente, su Facebook è circolata una foto del centro commerciale Relle Antica. Si vedeva praticamente il parcheggio del centro commerciale Relle Antica in un momento in cui c'era molta preoccupazione per l'ombrone, perché il livello era alto, perché c'erano allenamenti in città già da diverse ore. Si vedevano le macchine parcheggiate, una fila di carrelli che l'acqua arrivava al dietro delle macchine. E quindi potete immaginare tutti a commentare, ma come è possibile, ma è disgraziato, come si fa ora? Quindi un po' di panico si è sviluppato in rete, quindi decine di commenti, poi condivisioni, visto come funziona, no, non è che la pubblica solamente uno. Solamente in questo parcheggio non era la mia antica, cioè non c'entrava niente con il seno. Era un parcheggio di un supermercato del Vieto, che è in provincia di Viterbo nel Lazio. Quindi per ore la gente a Grosseto in provincia e anche fuori delle amicizie che c'era ha creduto che ci fosse un'emergenza con la gente in pericolo con l'acqua alta un metro e mezzo, cioè, insomma, un'auto. Quindi l'importanza di avere una persona che fa o un sistema che fa da media, cioè che fa da mediatore di questa cosa, si capisce da questi piccoli episodi, che in questo caso lì, vabbè, è una bufala, alla fine non è successo niente, qualcuno si è preoccupato, qualcuno ci aveva magari la figlia era andata a comprare l'iPod, la MediaPod,
sapendo che fare 800 telefonate, però alla fine non è successo niente. Però pensate se si scrive, per esempio, che una persona dando nome e cognome accusata di pedofilia e poi questa persona invece non c'entra niente, queste persone non hanno tutta la vita. C'è una reputazione macchiata per tutta la vita e per tutti sarà un pedofilo. Perché dopo vai a spiegare la gente, no, ma abbiamo sbagliato il nome, era un altro. Quindi, se va bene è una bufala, se va male si rovina la vita delle persone. E quindi vorrei che questo concetto fosse importante, visto che fate un corso di giornalismo e che le regole sono queste qui, poi quindi, riguardano la verifica della notizia, la verifica dei fatti. E poi un'altra cosa importante che il giornalista deve fare, soprattutto su internet, oltre a verificare che sia che la notizia è vera, il giornalista su internet decide se una cosa è una notizia o se una cosa non è una notizia, perché se no qualsiasi cosa che succede diventa una notizia, invece non è così, cioè, ci sono delle scale di priorità. Io per esempio su internet vediamo, naturalmente abbiamo i report delle visite, no? Delle pagine più viste, e indubbiamente la cronaca è la cosa che interessa di più. Non ci sono altri settori, un po' lo sport, penso che la cronaca nera è quella cosa che interessa di più. Si deve puntare anche per questioni, diciamo, di letture, perché il giornale poi è importante che sia letto e che sia una risorsa per il territorio e per i lettori. Quindi è importante puntare sulla cronaca nera, ma insomma, bisogna stare attenti, non è così sempre facile, sempre. Si può dire in modo favorevole arriva la notizia. Sì. Che tipo di collaborazioni cercate o sono cercate? Diciamo che noi siamo all'inizio, perché il processo non è così semplice. Potrete immaginare da soli che non è così semplice organizzare. Noi in questo momento abbiamo una risposta importante che ci è data dall'esperienza che abbiamo. Perché noi in questo momento siamo in tre, siamo tutti e tre giornalisti professionisti, quindi non giornalisti pubblicisti, giornalisti professionisti, cioè che dopo aver fatto esperienza abbiamo fatto un esame di Stato e siamo diventati giornalisti professionisti. E possiamo fare tra l'altro solo questo, perché non so se lo sapete, ma l'ordine dei giornalisti è l'unico ordine in Italia che se una persona è un giornalista professionista può fare solo giornalista, cioè non è che posso fare anche a un negozio di pizza, non lo posso fare. Il pubblicista invece che di solito è una figura che lo fa in modo amatoriale, può invece fare altri lavori. Invece l'ingegnere può andare a scuola, oppure l'avvocato può insegnare, insomma. Comunque, per questo era per aggiungere qualche particolare. Per quanto riguarda la collaborazione, dipende sempre se la collaborazione è così intesa per collaborazione. Perché, a livello di tirocinio. Ma a questo ne parliamo dopo. Noi no, perché purtroppo, come succede in tutta l'editoria, bisogna sempre riuscire a risolvere le equazioni e mettere insieme il pranzo con la cena, no? E non è sempre facile nell'editoria. Quindi quella online ancora di più, perché è una cosa nuova, però noi sinceramente ci abbiamo sempre creduto, ci crediamo e quindi cerchiamo di andare avanti. Sì. Quindi magari si potrebbe essere. Sì, vediamo, parliamo. E questo vale anche per gli altri, insomma, poi tanto questo lavoro inizialmente bisogna farlo con passione, perché sennò veramente è un percorso lungo. Questo David è un vecchio anche lui, per modo di dire, conoscente di questo settore. Veramente si deve fare con passione, poi si può fare per mille motivi, però insomma ci vuole tanta passione. Leggevo qui una cosa che era cosa che mi piaceva dirvela, relativamente al concetto di citizens journalism, cioè questo giornalismo fatto direttamente dalla fonte e la persona. C'è per esempio un sito che credo conosciate, si chiama YouReporter, praticamente è un sito, una specie di YouTube, dove le persone caricano i filmati che hanno però una certa rilevanza di cronaca, cioè per esempio, faccio un esempio, la riunione di
Genova, dove passavano, diciamo, delle macchine o delle persone che entrano e scorrevano lungo la via dell'anno scorso, il filmato anche la Rai, per esempio, l'ha presa il Reporter, perché il Reporter era una bella fonte di notizie, nel senso che ci sono tante persone iscritte, è facile, ci si registrano, succede tutta la rete, ci si registra il Reporter e poi si può scaricare direttamente anche dal cellulare il filmato che si fa, per esempio, manifestazioni, di uno sciopero, oppure di cose anche più gravi, come gli alluvioni, gli incendi. La cosa interessante è che con i supporti moderni di oggi, cioè anche con un semplice telefono, si diventa spesso fonte esclusiva di un fatto, perché se in quel momento ci siete solo voi, ci può essere anche Sky in 24, ma se in quel momento ci siete solo voi, diventa ancora fonte esclusiva. E quindi è una cosa affascinante, questa, sempre legata al fatto che è la tecnologia che dà la possibilità, scusate, la tecnologia dà la possibilità di avere questo mezzo, che altrimenti 10 anni fa non c'era. Si doveva andare in un giornale, anche se c'era la foto particolare, se la pubblicava, invece adesso con la rete è molto più facile. Se ci sono altre domande, intanto vi riposo un po' la voce, particolari. C'è qualcuno, per esempio, che già scrive, ha già scritto? Solo lei. Vabbè, Davide, ormai, cos'è fuori? Tornando a parlare di Facebook e di Twitter, prima Luca ha fatto una bella introduzione spiegando un po' anche le differenze. Io credo che tanto successo anche dell'informazione online passi in questo momento anche dall'integrazione che i giornali online possono avere con queste due piattaforme, sia con Facebook che con Twitter. Noi del Giunco, per esempio, ci puntiamo tanto perché pensiamo che sia importante, però al di là di quello che pensiamo noi, può contare poco, io penso che sia importante che l'informazione in rete, anche quella fatta da giornalisti, sia molto legata ai social network, che non sono solo Facebook e Twitter, come abbiamo visto, ma naturalmente sono quelli più diffusi. Poi c'è anche, per esempio, Instagram per le foto, Flickr per le foto. È importante che una fonte di notizie, come un quotidiano online, sia presente in queste due piattaforme principali, ma un po' dappertutto. Tanto per capire quanto è importante Facebook, in Italia, ora leggo qui perché non me lo ricordo i dati, ma tra i 10 siti più visitati non c'è nemmeno un sito di notizie, cioè non c'è nemmeno la Repubblica, nel Corriere della Sera, comunque fanno diversi clienti di luce al giorno, sono un paio di milioni di clienti. Sì, insomma. Io per esempio ce l'ho spesso, non so voi, ma insomma. Io almeno 10 volte al giorno ce l'ho sul Corriere, su Corso Repubblica, quando non le lascio aperte magari un'altra però insomma io insomma quindi un altro discorso. Però tra i 10 siti più cliccati c'è più visitati c'è Google, che naturalmente si capisce da solo perché, Facebook e YouTube. Quindi già si capisce l'importanza di essere su Facebook per un quotidiano. Naturalmente il social network, in particolare Facebook in Italia, è una porta per la rete, cioè è come se fosse un accesso principale da dove le persone. Io credo che qui non ci sia nessuno, credo, non c'è un profilo Facebook, c'è qualcuno che non ce l'ha, una. Infatti, vedi, per esempio, con l'email non ti ha risposto lui. Se tu ci avessi avuto Facebook, gli mandai un messaggio su Facebook e lui non ce l'ha e ti rispondeva subito, a tempo reale, mentre ce l'ho uno. No, vabbè, comunque, la libertà di... anzi, se l'eccezione conferma la regola, è importante. No, però comunque capite, ecco, le percentuali che sono queste, sono altissime. Quindi noi abbiamo scelto, per esempio, vi parlo della mia esperienza, anche se conosco altri, perché per esempio ho partecipato recentemente a un festival del giornalismo online, il primo in Italia, che ci stava a Varese, e che insomma è stato molto interessante perché c'erano tante piccole realtà come la nostra, legati ai territori, è stata una fotografia di quello che sta succedendo in questo momento in Italia, perché io credo che
lo dico sempre, la gente guarda sempre male, io tra 5 anni non sarà più la carta, perché è una cosa che proprio penso, ma non nel senso del nostro naturalismo di carta per la stampa, credo che la maggior parte dell'informazione sarà tutta online, perché fra 5 anni tutti avranno un tablet e quindi le possibilità di fruire della carta credo che scompariranno. Poi se sia un bene o un male non lo so, anche per esempio l'ebook credo che stiano vendendo sempre di più, il libro di carta naturalmente è un fascio diverso, ma vedrete che se non è fra 5 sarà fra 10 anni, quindi diciamo che il futuro dell'informazione va via, va bene. Sì, ti lascio, scusate, per così tanto. Allora, dove eravamo rimasti? Qui dicevo l'importanza di essere presenti su questi canali. Noi abbiamo scelto di esserci in modo forte e su Facebook abbiamo sia la pagina, ora lì abbiamo, vedete, siccome è Natale abbiamo fatto la testata rossa, ma se no il colore della testata è questo celeste qua, azzurro, insomma. Noi abbiamo scelto di esserci, quindi su Facebook abbiamo sia il profilo che la pagina, no? Sapete la differenza, il profilo iscrivete, la pagina quindi deve essere creata da un profilo e la pagina non ha amici ma ha fan che vengono, che sono legati al mi piace che viene messo sulla pagina. E su Twitter per esempio abbiamo avuto tante soddisfazioni ultimamente perché è meno diffuso di Facebook, soprattutto a livello locale. Però secondo me per chi vuole diffondere le notizie e per chi ha bisogno di notizie è il social network migliore rispetto a Facebook, perché Facebook è molto ridondante, ci sono tantissime, io ci sono collegato tutto il giorno, non è che non lo uso, però per chi fa informazione Twitter è sicuramente più importante, perché voi se decidete di seguire per esempio il Giunco, voi ogni giorno in tempo reale, ogni minuto vi arriva il tweet della notizia, quando l'accendete guardate tutte le notizie sono uscite e così del Giunco come di qualsiasi altra persona, di qualsiasi altro utente, può essere nel giornale nazionale, può essere Eros Ramazzotti, può essere Eminem, Lady Gaga, insomma, non so se ho detto qualche nome, non piace, insomma. Quindi noi ci abbiamo puntato tanto anche su Twitter e credo che dopo il Tirreno, che naturalmente ha un account che riguarda tutti i giornali del Tirreno, quindi da Massarrara a Brasile, quindi sono tante edizioni, dopo il Tirreno è un giornale con più follower che c'è qui, quindi noi ci vediamo tanto, ci seguono i rappresentanti delle istituzioni, ci seguono tanta gente comune, ci seguono concorrenti, insomma siamo. Da questo, se ci sono altre domande fermatevi, se ci sono delle domande per concludere questo mio intervento, che non so se siamo in anticipo o no, per concludere questo mio intervento vorrei parlare di un concetto che avevo accennato all'inizio, che è il concetto di global. Il concetto di global è il concetto che si lega bene a quella che è l'informazione online locale, come per esempio quella che facciamo noi. Global è una parola che nasce naturalmente dall'unione, dalla fusione di altre due parole che sono globale e locale, cioè in inglese global e local. Noi pensiamo che il giornale quotidiano online come il nostro sia proprio la rappresentazione di questo concetto, nel senso che è legato ai temi locali perché fanno parte dei contenuti che ogni giorno arricchiscono
il sito di internet, però ha la possibilità di sfruttare una tecnologia che propaga. Perché guardate, pensate per esempio a qualcuno di voi, vede tanti giovani, tanti ragazzi, che andate a fare un master o un seminario 3-4 giorni fuori e che potete leggere comunque sempre notizie che riguardano il vostro territorio, vicino a casa. Poi noi in particolare veramente facciamo tutta la provincia, anche il piccolo paesino, se succede qualcosa che è degna di essere una notizia. Quindi pensate anche la possibilità che non che diamo noi, ma che dà la rete di poter fare una cosa che fino a 15 anni fa non era pensabile. Pensate a Skype, sì, ma. No, nel senso che poi i giornalisti e i giornalismi si fanno tanti modi. Diciamo che è una bella scrematura quella che si fa quando si fa una, quando ti leggi una sul giornale ha dietro comunque un lavoro. Quindi se mi dici tutto quello che sul giornale è una notizia, crediamo così era questa la domanda, no? Tutto quello che esce dall'ordinario. Ah, dal giornale, capito? Dall'ordinario non avevo sentito la voce. No, diciamo che tutto quello che può attrarre la curiosità è una notizia. Poi però ci sono delle regole che riguardano la privacy delle persone, che riguardano minori, cioè ci sono tante regole che fanno parte della deontologia di un giornalista, però tutto quello che è fuori dall'ordinario, di solito si dice, per fare una battuta che in termini semplici riassume un po' il concetto di notizia, di solito la notizia non è quando il cane morde l'uomo, ma quando l'uomo morde il cane. Quindi in questo caso qui potreste per ragione dire, nel senso che quello non è ordinario diventa una notizia, però ci sono la platea, il pubblico è talmente vasto che tante cose possono essere notizie, anche quella che magari per te non lo può essere. Quindi la cosa importante è riuscire a capire cosa può interessare il lettore. Per esempio, faccio un esempio, durante la stagione dei funghi, cioè all'inizio della stagione dei funghi, un articolo che abbiamo fatto su, forse ne avevo raccontato anche, un attimo abbiamo fatto sul costo dei tesserini, dove si faceva il tesserino, quando si iniziava, cioè è stato lentissimo, è letto tuttora, perché poi una cosa importante che hanno i quotidiani online rispetto al quotidiano di carta è che c'è un archivio a disposizione 24 ore su 24 di chiunque, che ha anche degli aspetti negativi, ma è comunque sicuramente l'aspetto positivo di avere a disposizione. Io per esempio prima non mi ricordavo come si chiamava il corso, no? Perché ho mille informazioni sempre. E sono andato a vedere l'articolo che è uscito sul Giucco il 19 di novembre, mi sembra. Quando è stato presentato. E ho visto che si chiamava Caccio di Scoop, me l'ho segnato, intanto volete quello che dentro, poi faccio una figura. E, no, per dirvi che è importante capire anche questa opportunità che la rete dà e che nessun altro dà. C'è qualche altra domanda sul concetto più diciamo generale generico di giornalismo, al di là delle cose online? Ci sono delle curiosità che riguardano per esempio come viene organizzato il lavoro nostro, un silenzio. Allora, prima noi abbiamo presentato i blog, no? E effettivamente su internet c'è un po' di confusione, perché è talmente nuovo l'argomento, è talmente nuova la tecnologia che tutti i giorni si sviluppa, che diciamo la giurisprudenza e anche il legislatore fa un pochino fatica a starti dietro.
Quindi, per esempio, ci sono dei blog che somigliano molto a dei giornali online. E l'unica differenza che c'è fra le due cose è che il giornale online deve sottostare a tutta una serie di regole che sono le stesse di un giornale di carta, quindi deve avere una registrazione al tribunale, deve avere un direttore responsabile, come dicevo prima, deve essere un giornalista iscritto all'ordine giornalisti, e quindi poi questa è la cosa più importante, poi anche l'iscrizione a registro di comunicazione, insomma, queste sono una serie di cose burocratiche. Il blog invece, tu mattina aprite un blog e siete già pronti. Di fatto, se uno è bravo e riesce a fare un blog interessante, a dare notizie, sul piano sostanziale c'è buona esperienza. Qualche studio è sul blog, no? Oppure fare una critica sostenuta senza includere la... Il blog dal punto di vista giuridico non viene considerato un prodotto editoriale. Quindi la diffamazione, per esempio, il reato di diffamazione, che ha un aggravante che si chiama diffamazione a mezzo stampa e che riguarda i giornalisti, nel caso del blog il reato, cioè se lei scrive che sindaco, posso parlare del sindaco? No, per esempio se lei scrive il sindaco è pentito, al di là del giudizio che uno può avere del sindaco, questa qui è una diffamazione a un fronte del sindaco, perché la cosa importante della diffamazione che tanti non riescono a capire, che invece è importante, è che la diffamazione viene giudicata dal diffamato e non dal diffamante. Cioè se lei scrive una cosa pensando di non offendere una persona, ma quella persona si è offesa, quella è diffamazione. Lei dice, ma io volevo intendere, però se lui si sente discreditato. No, diciamo che nel caso in cui, io non ho fatto per un po' di prezzi, però tornando al fatto del blog, se lei scrive una cosa che viene configurata come diffamazione, non incorre nell'aggravante della diffamazione a mezzo stampa, ma incorre nell'aggravante della diffamazione, credo, con un altro mezzo di comunicazione, se è una cosa del genere, no, non mi ricordo bene. Perciò avevo chiesto del giornale. Tanto è vero che ci sono, no, il giornale online c'è il direttore responsabile che lo mettono in galera, lo sa giusto. Però al di là di questo c'è un direttore responsabile, si sa subito chi è, oltre al giornalista che firma il pezzo, cioè il giornalista che firma il pezzo è responsabile insieme al concorso, insieme al direttore responsabile. Se il pezzo non è firmato si capisce da solo che è responsabile il direttore, perché lui lo sa che ha fatto il pezzo, e se non lo sa è appunto un'omissione di controllo, che è proprio il reato che era stato contestato a Sallusti, perché ora la parentesi, Sallusti è stato condannato per un pezzo scritto da e firmato da uno pseudonimo, un certo Dreyfus, quindi lui lo sapeva chi era lo pseudonimo, se non lo sapeva, non doveva sapere, perché il direttore deve sapere quello che esce nel giornale. Quindi, vabbè, al di là di questo qui, però vi vorrei parlare del blogger, cioè che è quello che scrive sul blog, l'autore, è responsabile, ci sono alcune sentenze che lo assimilano al direttore responsabile di un giornale, perché naturalmente la legge e la giurisprudenza ha bisogno che ci sia un responsabile, non è che se uno scrive su un blog si diventa troppo facile, tutti fanno un blog e si scrive il recepato, invece alla fine c'è un responsabile che è poi quello, l'autore del blog. In alcune volte è paragonabile dal punto di vista della responsabilità civile e penale al direttore responsabile, per altre volte no, ma comunque è sempre responsabile. Cioè, è una materia in crisi. Una volta l'avevo fatto proprio. Sì. E poi, vabbè, non ci sono più altre cose. Ah, ma diciamo che siccome la diffamazione è un reato che
cioè viene contestato quella querela, no? Cioè metto un reato d'ufficio, cioè l'omicidio, se non ammazza una persona, cioè qualcuno deve indagare, non è che se già abbiamo nessuno ti faccia la denuncia, stessa sta. Invece cioè, l'informazione sul cielo, io posso anche fare una diffamazione, ma se nessuno mi denuncia, te la muore. Quindi di solito si sceglie di arrivare a un compromesso. Cosa c'ha in più il giornalista come arma da difendere rispetto al blogger semplice? Se io scrivo una cosa e mi viene contestato il reato di diffamazione, poi naturalmente vado anche al giudice per le indagini preliminari, al GIP, prima di inviarmi prima di convocare eventuali udienze preliminari per inviarmi al processo, vedi qual è il reato contestato. Io ho uno strumento importante, si chiama diritto di cronaca, e quindi se lei viene arrestato domattina perché spaccia una roba davanti all'università, io do il suo nome e il suo cognome, lei potrebbe querelarmi e dire ma lei per la privacy lei ha fatto il mio cognome, ma io il nome e il suo cognome lo devo fare perché c'è appunto questa scriminante che si chiama diritto di cronaca che è più forte, in questo caso qui, del diritto alla privacy, cioè è più forte che la società sappia che lei spaccia la droga, che o meglio sappia che lei è stata arrestata perché è accusata di spaccio la droga, che non lo sappia e che tuteli magari la sua immagine e la sua reputazione. Questo è importante, mentre il blog, questo dice il blog è semplice, questa scriminante non può usare, non si può appellare al diritto di droga. Questa è una cosa credo che è importante, oppure per esempio un commento politico, una critica politica, siamo in quel caso di diritto di critica, oppure il diritto di satira. In questo caso il giornalista ha questi strumenti qui, se no sarebbe trovato la vedella per scrivere niente. E poi comunque spesso il rischio c'è anche per il giornalista, che poi comunque va a incorrere le spese legali, perché comunque si fanno una vedella anche se verrà poi ritirata dalla guardia, insomma, questi rischi del mestiere. Però è importante, e soprattutto è importante se inizia a fare un blog, stai attento un pochino, prima magari scrivere di cose che riguardano un po' più la vita di tutti i giorni, e poi se poi fa qualche critica importante, fatela dopo, insomma, subito, almeno acquisite un po' di forza, di autorevolezza con voi lettori. C'è qualche altra domanda? Qualche altra curiosità? Diffamazione? Oppure... Questa è ancora una cosa che mi interessa a me. Quanti siete iscritti a Twitter? Quindi, in legge, ci siamo? Sì, anche se sono iscritti. No, perché? Pensavo peggio. No, perché prima ho fatto anzi da Facebook e mancava solo una, quindi, no? Invece era qui, invece la differenza è questa lì. Avete esperienze voi, diceva su voi della ragazza di iscritti, avete mai scritto anche durante questo corso, avete fatto delle cose in pratica oppure no? Ancora ce l'ho fatta. No, dicevo prima, di Mancalua e anche Ludo, si parlava di blog, no? Io ho l'idea, se qualcuno la portava avanti, di fare un blog di questo, la buona cosa del giornalismo, dando tipo 20 o 30 password, ognuno la sua, e iniziare tanto a scrivere. Chi scrive, e chi non scrive, è prode, come si dice, no? Non è che è un obbligo, uno scrive, giustamente se uno non si sente, non è che deve per forza scrivere, però tutti insieme forse riuscire a fare un blog che ha una vita sua. Perché magari lei scrive una cosa, poi il giorno dopo gli risponde lei, poi rivede la scrive. E cioè, tra l'altro, piccola comunità, quella che poi è il gruppo su Facebook. Però il gruppo su Facebook è sempre un po' come si dice, dispersivo, perché se si perde dentro Facebook, invece se riuscite a fare un blog vostro, io ci vedo le notizie di internet. Però vi date un'identità diversa. Cioè, pensateci con loro, naturalmente. Se lo fate io faccio un articolo su questa cosa lì, lo fate. Per me diventa una notizia anche a me. Se no, fa...
qualcuno di voi da qui poi apre un blog, perché è una cosa interessante, perché la nostra non credo ci siano tantissimi. Io girando un po' per convegni in giro in Italia, sono stato in Terrani Festival, in Pisa, sono stato preso a questo evento, in Global News, ho conosciuto anche le persone di blogger che riescono anche a dire, cioè, sono dei personaggi un po' particolari, insomma, nel senso che di rilievo nazionale, che scrivono, però diventano degli opinionisti e hanno magari loro seguiti e guadagnano poi una pubblicità come, come si deve fare con tutti, però non è sempre semplice. Domanda. Domanda. Se si ricorda del passo, che si è sempre lì. E a volte... Non è arrivata la settimana, non è soltanto 5-6 anni. Nessun altro, però, aspetta, ma su Facebook dovrebbe scrivere. Su Facebook, perché Facebook è una sorta di... è una sorta, se uno lo usa spesso, è già quella una bella prova, un banco di prova per te, per blog. Perché se per esempio scrivi, stamattina ho fatto l'esame, ho preso il 28, però era meglio se prendiamo 30 per la media, oppure uscendo dall'università, portando un cane, da un calcio, no, ma che è una cosa cioè, è già una forma di blog, ma poi naturalmente va messa un po' in forma un po' più costruita, però se avete questa attitudine, provate a scrivere, perché poi scriverete anche di cose e non risponderete. Però il fatto di poter scrivere anche a volte male, perché ho sentito l'intervento di un filosofo, come si chiama, in una delle conferenze che ho seguito, che parlava proprio di questo fatto lì, che tanti si lamentano che su Facebook, su Twitter, su network, in generale sulla rete si scrive male, no? E lui faceva questa riflessione, sì, scriveranno male, ma oggi scrivono male 2-3 anni di persone. 500 anni fa, quando scriveva la Musca, scrivevano i nidi di tutto il mondo. Sapevano scrivere solo nidi. Pensate a nidi che ricchezza, che patrimonio culturale, anche sociale, si può scrivere. Insomma, io vi consiglio a tutti di scrivere. E se non volete, scrivere, leggete. Però c'è un po', magari. No, voglio dire, però se quanto riguarda, non so più quanti ce n'è di ragazzi di tassico, la siamo pochi, però in realtà questi ragazzi arriveranno poi a scrivere, al di là dell'idea di fare il blog del progetto che può andare bene, però questi ragazzi l'idea è in accordo con i loro insegnanti e i loro, diciamo, dirigenti, è proprio quella di fare in modo di inserirli lentamente proprio nel concorrere a fornire notizie o contenuti per un progetto che è già in atto, che avrà chiesto limitatamente, che è l'UPIDU, loro seguiranno una parte relativa a Public School, in cui presenta addirittura già due classi, che uno dello scientifico e uno del classico, hanno già fatto due recensioni su due libri distinti. Si inizia con questi piccoli progettini, partendo da piccole cose, però l'idea è nel tempo questi ragazzi di portarli proprio a farli diventare ora, tra virgolette, giornalisti, ma in realtà a farli diventare proprio dei cronisti non solo della realtà, ma anche diciamo, della globalità. Per cui l'idea che ti hai lanciato è ottima, per cui non ho dubbi che si possa comunque proseguire nello specifico che si deve e dare spazio magari a lui che non fa il caso, non mi auguro che sia lasciato il pezzo. Però vediamo, però comunque questa lì io sono convinto che la porteremo avanti. Però già su questa falsa linea già ci stavamo muovendo, ecco, questo per competenza di informazione. Sì, no, perché poi c'è la possibilità di essersi conosciuti lì, scambiare anche le idee, potrebbe essere anche ogni giorno, ogni settimana, si può dare anche un tema, al di là della Roma, che è una cosa un po' impegnativa, ma si deve fare proprio, si può dare anche un
si parla per esempio ovviamente di matrimoni gay, cose di attività che stuziano. Sì, però che sa benissimo, perché te sei anche l'unico vero giornalista che mi ha detto se sì, però sa benissimo che non è che si può parlare del matrimonio gay se non c'è una certa preparazione, no, certo, certo. Di fondo, ovvio, perché no, poi si finisce e si dà solo delle opinioni. Allora sul matrimonio gay ognuno ha le sue opinioni, ma lui non deve sapere il fatto di qualcosa. Lo so, ma non so poi al fine di un percorso anche che arrivi a far sì che la gente possa scrivere e mettersi in testa di poter anche raccontare la realtà quanto possa essere utile, perché sai, commentare un po' come se no si finisce un verbal sport, dove tutti hanno la loro formazione sull'Italia e si lega, poi nascono le guerre, le guerre, il vento, l'altro, e poi c'è un po' a casino. La realtà poi invece secondo me, questo è un giudizio personale, sia ragazzi che anche altre persone che sono presenti, e comincia a porsi di fronte alla realtà con un video diverso, nel senso, per dare un giudizio devo fare un'inchiesta, nel senso, conoscere poi quelle che sono tutte le palestre che ci sono dietro e che mi hanno portato al fenomeno. Correggimi se sbaglio, ma si dovrebbe essere, se ci sono cazzetti su Facebook è tremendo, nel senso, io vorrei aver lasciato, nel senso, come lanciato come schema libero per loro, nel senso, come possibilità di proprio di fare un blog e non di dare una postazione troppo giornalistica, perché però, inizialmente... Sì, hai ragione, però è anche vero che i ragazzi, ora, quindi i anni no, ma i ragazzi stessi spesso volentieri ci chiedono di avere delle indicazioni, perché spesso cioè, si perdono, no? Perché, di che cosa parlo, di che cosa affronto, cioè le cose sono tante, però in realtà non si affrontano, no? Per cui a volte una sorta di telaiatura, una sorta di segnaletica statale, certo. Cioè, ora persone un po' più stagionate come me, ora sta prendendo a me, no? Però che voglio dire, ma meglio se non ci chiede a classe, no? Noi ormai tre, però soprattutto siccome lo stiamo facendo soprattutto per i ragazzi, questa cosa non è che ci stiamo inventando niente, per cui sarebbe bene 10 punti dagli, perché sennò se si incomincia a dire, perché a volte è troppa corda libera, poi porta al fatto che non hai nessun tipo di risultato, che poi è un conto, capito? Questa è l'opinione come dubbi tu, questa è la cosa. Vabbè, io ci sono altre domande, qualche perplessità, che ho aggiunto. Scusa, facciamo un 6 in Italy, c'è 6 in Cile, c'è un po', sappiamo gli italiani, secondo noi. Sì, io vedi come anche, c'è un messaggio politico, perché sappiamo gli italiani, ma qui comincia a rata, poi comincia a un momento sei morto, capito? E invece no, secondo me bisognerebbe tornare alla figura come rappresenta te, cioè quella del giornalista, dire poniamoci di fronte in maniera per lo più possibile essere parziali. Sì, no, cioè, il titolo è essere effettivamente il suo, poi non è già questa cosa. Io lo farei dandogli, per esempio, un titolo che riguarda proprio i giornalisti domani, cioè loro, quello che hanno vissuto lì dentro, cercare di metterlo anche in più pratica. Il giornalista contribuisce, ha contribuito in tantissimi paesi a fare le rivoluzioni e a cambiare la società. Secondo me questo è un ruolo che è ancora da considerare. No, ma era questo che fare il diavolo, se fare la rivoluzione si è andata. Il conto alla meno, ma non è veramente fatta solo 5. Come finisce una cosa? Sì. Intanto c'è un sentito, già per pensare, già per pensare. Quello che lei ha detto, l'officina dei giornalisti, Officina dei giornalisti. Cioè, insomma, se vuole partire qui, fuori non ce n'è la sua. Vabbè, insomma, poi, pensando, certo, io sono sempre legato, non mi vedete, ma stai in un trovato da qualsiasi parte, connesso in qualsiasi tipo di... La tua disponibilità è No, io non ho una mano
si cerca, sì, a me piace una cosa, sì, poi tutti i ragazzi vedo volente forse, ragazzi anche più o meno giovani, più o meno esperti, quindi insomma, uomini, donne, la carriera è variegata, quindi quasi fra tutti ce l'ha qualcuno, no? Anche la ragione di probabilità, ce l'ha qualcuno, cioè, no, a parte scherzi, insomma. Voi credetemi formato, io se vi posso dare una mano per quanto riguarda le cose di interni, oppure lanciare la miniera, oppure non lo so, si può fare anche altro, mi metterò sì, ma poi mi vedrò dove devo parlare con quell'altro, non è che sa solo. Però mi darebbe un'idea che magari si può prendere anche di tanto, anche il prezzo e mettere le tendenze giù, come tanti altri, no? Si dà un po' di visibilità che non è quella del blog ma quella di un giornale. Questo è insegnabile decisione della direzione. No, però per tanti punti però si può fare, una cosa del genere. Tanto i mezzi sono talmente veloci. Tanto loro dal punto di vista tecnico ci hanno risparmiati meno. Il muro è puro attore. Quindi non c'è problema. Va bene, la vista. Sono voluto lì, mi sono tutto capito anche lì. No, però insomma, fa piacere anche il professore che ci sia un momento di confronto su questi temi, che ci sia la possibilità di parlare. Poi ho detto, non è che dovete diventare giornalisti, però se vi approcciate alla notizia in modo un po' più consapevole, serve anche a voi come lettori per capire. Bravo, perché poi la finalità ultima non è tanto scrivere, però imparare a scrivere poi alla fine la speranza nostra che la gente comincia a scrivere. Ma e poi anche la nostra difficoltà, perché siamo un po' una categoria un po' messi di mezzo. Insomma, lui attraverso anche un po' la politica, un po' insomma, ci conosce un po' da vicino come categoria, e quindi a volte siamo messi, ma siamo bravi, siamo veramente bravi. Non vogliamo mai nessuno. Non è che purtroppo le notizie, il lavoro del giornalista è poi se non le dà, perché ci sono molti dietro, questo è un altro discorso. Però anche in quel caso lì, se la notizia non si dà, è perché non si deve dare. No, dico. Poi c'è una cosa interessante, faccio qua sedendo un po' di fare 5 anni, c'è un 50 anni. Ma c'è una cosa interessante del giornalismo d'Italia che è un po' diverso rispetto ad altri giornalismi. Cioè, perché a parte l'ordine non c'è. Mi sembra che se non è un ministro, non è un giornalista. Uno fa un giornalista e scrive via, l'altro sta davanti al lavoro, non è un no. Perché devi parlare tutti gli anni, fa l'esame, tutti gli anni si fa il lavoro, il tesserino. Cioè, uno va a scrivere, si scrive, se è bravo lo prendo a Italia, se no manda a casa, però in Italia il giornalismo è nato un po' diverso rispetto ad altri paesi, perché i paesi hanno usato in Italia in un modo. Qui è nato molto associato a battaglie politiche. Per esempio, un movimento di un paesano, che è nato ora, che è più avanti, ha fondato di Tirreno, c'è Tirreno, poi diventò Tirreno. Naturalmente lui era trimattino, non è che era mosso, non è che voleva fare formazione. La formazione, ma voleva fare anche la sua informazione. E quindi in Italia c'è anche già questa anomalia rispetto ad altri paesi, il giornalismo che è nato anche per motivi politici, molto legato molto a infatti a magari giornali politici. Naturalmente cioè, questo già fa comprendere un po' la differenza, perché veramente l'unità o il manifesto, o per esempio il giornale o il libero, sono dei giornali proprio politici molto, molto vicini alla politica, naturalmente non è che hanno la stessa imparzialità davanti alla stessa notizia. Però io credo sia legittimo, perché uno quasi si faccia riconosce, giusto o sbagliato. No, uno lo dice, ma io così, uno lo sa, quando va a leggere un giornale, legge una certa tipo di informazione, quando va a leggere un'unità, legge anche di informazione, il Corriere della Sera Repubblica. Stanno un po' nel mezzo. Sono giornali un po' più. Sì, ma lo scacciano già per la strada, la notizia sarà la parte parziale, insomma, diciamo, sono due giornali colleghi, uno più orientato a sinistra, uno
diventavano più conservatrici, insomma. Però c'era una messina c'era una sigla che veniva molto in Italia all'85 pubblico della libertà di informazione, no? Effettivamente noi stiamo dicendo, ma come è possibile che ci sono tante televisioni, anche se diciamo c'è il povero legato a Berlusconi, però ci sono tante televisioni, tanti giornali, è possibile che ci sia la stessa libertà di stampa di un paese che è di Uganda o della Thailandia. Il problema poi però è che il mondo dell'informazione è conoscere il vicino, quindi anche tutta la partita legata per esempio alla retribuzione dei giornalisti è una cosa importante, perché se il giornalista lo paga 5 euro a pezzo, quello è libertà, ciao, di scrivere cose, quella è quale ci prendo. E quindi questa è la risposta, quindi la libertà di informazione non è solamente legata alla possibilità di scrivere cose, che tutti qui apri un blog e scrivi Berlusconi ti fa schifo, oppure Renzi non piace, oppure Bersani, cioè, però non è solo questa legge, non è solo scrivere, cioè, la libertà di stampa e anche la libertà di fare l'inchiesta, di fare l'inchiesta contro la Comune di Rosseto, cioè, non è sempre così facile. Lamentarsi, faceva la signora pure l'amministrazione generale, non so con chi, però l'autonomia di essere forte, di fare l'inchiesta così, te la dà solamente l'indipendenza economica, perché se no. Perché il problema, lo ricordo anche ora, lo chiudo, è meglio iniziare per pranzo con la cena. Questo è il problema. E costa una volta sola, al giorno. Non sul pranzo. Quello costa una cena. E anche lì, anche il pranzo basta. Ci vado a dire, ci vado a dire, la colazione. Saluto. Ho parlato, io ho mandato tutto, poi lo dicevo, sono sempre